Benvenuti a Vi riassumo i libri. Oggi vi presentiamo il riassunto del Memorie di Adriano di Margheriti Ursenar, riassunto trama e recensione. Pubblicato per la prima volta nel 1951 e premiato con il Prix des Critiques. Memorie di Adriano è un romanzo della scrittrice francese Margheriti Ursenar. La particolarità di quest'opera sta nella sua forma, si tratta infatti di una lettera in sei parti. Comprendenti anche prologo ed epilogo, che l'anziano imperatore Adriano scrive a Marco Aurelio, suo amico nonché suo erede al trono. L'imperatore romano racconta pagina dopo pagina la sua vita pubblica e privata. Il suo amore per le arti e per il giovane amante. Dopo diverse bozze, l'autrice ha ripreso in mano il testo per portarlo a termine, ne è nato un racconto in prima persona, dove l'uomo ormai morente riconsidera la propria vita senza l'interferenza di un intermediario narratore. Per i riferimenti storici, la scrittrice ha fatto riferimento alla storia romana di Cassio Dione e alla biografia di Adriano contenuta nella Historia Augusta. Ecco la trama. Il racconto epistolare si apre con Animula Vagula Blandula, questo il nome del primo capitolo, che prosegue poi con una narrazione cronologica interrotta da flashback e ricordi. Il personaggio deve sopportare una malattia incurabile che gli compromette la salute fisica e che gli preannuncia razionalmente la fine dei suoi giorni. Per questo decide di ripercorrere gli avvenimenti più salienti della sua vita. A cominciare dagli anni dell'infanzia. Inizia a parlare di sé, dei suoi interessi per l'astrologia, la filosofia e tutte le forme di arte. In Varius Multiplex Multiformis Adriano racconta il rapporto affettivo con il nonno e i genitori, i suoi studi ad Atene, la sua paura per la morte. Notato da Traiano, si unisce all'esercito imperiale nella conquista della Dacia e inizia a ottenere i primi successi militari. Sposa Vibia Sabina, nipote dell'imperatore, e grazie a questa unione ottiene la nomina di erede al trono. Tela stabilità. In questa parte narra del suo primo atto imperiale, provvedimento con cui riuscì a firmare un trattato di pace con i parti. Tra le tante azioni, fu in grado di distinguersi per il rifiuto del titolo di padre della patria che gli avevano attribuito e per la diminuzione degli schiavi nei territori di sua competenza. Fu anche esemplare mecenate, e spesso prestò sostegno agli uomini di cultura come il poeta Svetonio. I voraci consumatori di piaceri devono avere i sensi molto inibiti per andar cercando apparati così complicati. In Saeculum Aureum Adriano parla dell'età dell'oro, un periodo di prosperità e felicità che attribuisce all'amore per Antinoo. Giovane incontrato a Nicomedia che gli regala per la prima volta la sensazione di sentirsi realmente e pienamente amato. Il loro rapporto dura 5 anni, poi il fanciullo muore in circostanze misteriose durante un viaggio sul Nilo. E in suo onore lui fa costruire la città di Antinopoli. Disciplina Augusta, per far fronte al dolore della perdita del suo amato, inventò un culto in suo onore rendendolo immortale. Comincia da qui a dubitare della sua esistenza e a pensare alla vecchiaia. Mentre lo scoppio di alcune ribellioni mette in crisi i suoi propositi di mantenere la pace. Dopo la morte del suo successore designato, elegge come suo successore Marco Aurelio. Patienza. Adriano vive nella sua villa a Tivoli e riflette su quanto siano stati inutili tutti gli affanni della sua tumultuosa esistenza. Mentre le condizioni di salute si aggravano sempre di più, capisce che l'unica soluzione è assecondare quel destino beffardo facendo appello a un atteggiamento di remissione agli eventi, che in latino viene designato con la parola patienza. Più sincero della maggior parte degli uomini, confesso senza reticenza le cause segrete di questa felicità, quella calma, tanto propizia alle opere e alle discipline dello spirito. Mi sembra uno degli effetti più belli dell'amore. Il romanzo nella forma epistolare ha il pregio di essere diretto e coinvolgente, perché raccontato in prima persona, senza filtri o sovrapposizioni narrative. Adriano rispecchia e parla del suo tempo, ma sembra rappresentare i tormenti dell'uomo di ogni tempo. Offre quindi spunti di riflessione ai lettori di ogni età, colpisce per la sensibilità e gli interrogativi esistenziali e filosofici.
Per questo il libro si legge con trasporto, rientrando tra quei grandi classici che non sarebbe difficile pure rileggere anche una seconda volta. O forse più. E mi sorprende che queste gioie così precarie, così raramente perfette nel corso d'una vita umana, vengano guardate con tanta diffidenza da presunti saggi, i quali ne paventano l'assuefazione o l'eccesso anziché temerne la privazione o la perdita. Sì che trascorrono a soggiogare i propri sensi quel tempo che impiegherebbero assai più utilmente. Grazie per essere arrivati fin qui, se vi è piaciuto il riassunto del libro. Non dimenticate di lasciarci un like e di commentare la vostra parte preferita.